No. Ah. Oh. Sì. Dai. Dai. Cazzo. Problemi. Lord of the Fallen. Come per Alien, di cui ho fatto lo streaming martedì scorso, anche per Lord of the Fallen, di cui farò lo streaming questo venerdì, andiamo a fare una recensione e ci liberiamo di tutte le cose noiose o comunque di tutte le domande che potrebbero venirvi in mente vedendolo giocare. È sviluppato da City Interactive Games, una software house alla cui squadra si è unito l'ex senior producer di The Witcher 2, tale Thomas Gupp, che infatti quando si parla di Lord of the Fallen si dice sempre: ah sì, perché c'è il tizio di The Witcher 2. Oppure è il clone di Dark Souls. Per questo questa recensione cercherà di stabilire i punti di contatto con la serie di From Software e di vedere le differenze, soprattutto insomma cercare di capire se Lord of the Fallen è riuscito a crearsi un carattere suo, se ha una sua dignità. Quando è stato annunciato, fin da subito ha messo in risalto la sua caratteristica di gioco d'azione terza persona con combattimenti difficili, però ha subito un periodo di sviluppo abbastanza travagliato e ha fatto sì che la sua forma venisse modificata nel tempo. Quando nel 2012 ho avuto occasione di parlare con uno dei ragazzi del team di sviluppo alla Gamescom di Colonia, mi aveva fatto vedere delle cose che poi non si sono rivelate esattamente le stesse nel gioco giocato. Cos'è? Allora, la trama non la so, non l'ho capita, è un casino. Sostanzialmente tu sei un tizio, questo che si vede nella copertina, che ha un sacco di tatuaggi in faccia, che deve espiare dei peccati, gli hanno tatuato la faccia per colpa dei suoi peccati. Non dicono quali sono i peccati, solo che ogni volta che trovi un giocatore, una guardia, un qualsiasi personaggio del gioco, lui ti sputa addosso, ti riempie di schiaffoni e poi ti manda a salvare il mondo. Però intanto ti ha sputato addosso e ti ha riempito di schiaffoni. Il gioco inizia con tu che arrivi in questo monastero chiamato anche cittadella, invasa da dei demoni, delle creature terrificanti, che oltre ad essere terrificanti si sono anche presi i monaci, i guerrieri, tutti quelli che erano dentro la cittadella, e li hanno trasformati in flood. Tu arrivi col tuo spadone e la tua armatura, accompagnato da un monaco che in realtà è tipo la quarta reincarnazione di Rasputin, che appena arrivi ti dice: devi ammazzare tutti, io devo aprire la porta, ma siccome sono una sega a aprire le porte, starò qua 25-40 minuti, tu nel frattempo fatti un giro e ti ammazza tutti. Perfetto, prendi la spada e vai a ammazzare tutti. Quindi hai il primo approccio col sistema di combattimento, che è Dark Souls 2. Ok? Apriamo una giga parentesi, perché sennò non ne veniamo fuori, indichiamo l'elefante al centro della stanza e vediamo di andare avanti esattamente con questo paragone qua. Dark Souls 2, Dark Souls, tutta la serie, e Lord of the Fallen. Premessa. Dark Souls mi piace l'idea, mi piace l'ambientazione e mi piace che una software house abbia deciso di fare un qualcosa di nuovo, nel senso un gioco difficile con delle ambientazioni particolari e con delle regole tutte sue. Cosa non mi piace di Dark Souls? Dark Souls è un gioco complesso. Quando si parla di giochi difficili bisogna tener conto che c'è il gioco difficile e il gioco complesso. Dark Souls è un gioco complesso. Un gioco difficile? Catherine è un gioco difficile. Ti spiega bene le regole, ma dopo sta a te andare avanti. Dark Souls è complesso per tutta una serie di motivi che l'hanno trasformato in una perla e hanno racchiuso i suoi fan intorno ad esso come un culto. Se tu parli male di Dark Souls, le possibili risposte sono: sei uno stronzo incapace perché non l'hai finito e quindi stai parlando male perché sei frustrato, oppure sei uno stronzo incapace perché l'hai finito e stai parlando perché sei frustrato e io l'ho finito. Ed è una perla e non capisci un cazzo di videogiochi. I videogiochi di adesso sono troppo facili, Dark Souls sta salvando il genere, grazie a Dio c'è Dark Souls. Bene, perfetto, contenti, non si ha voglia di litigare, si va avanti. Però, allora, mi si spieghi com'è. Un gioco difficile è un gioco in cui il nemico è forte, ha una buona intelligenza artificiale, ti mena tantissimo, ha delle buone strategie e può anche essere una spugna da piombo, però comunque tu fatichi. Un gioco complesso, la Dark Souls è dove c'è tutta questa roba, io non nego che in Dark Souls ci sia tutta questa roba, ma non si capisce un cazzo di quello che devi fare. Non ti viene spiegato niente.
Non hai la mappa. Io voglio dire, è un pregio, può essere un pregio. Io non pretendo alla Oblivion che per uscire dalla stanza lì, io arrivo qua e mi viene dato vai là, arrivo qua e mi viene dato vai là, arrivo qua e mi viene dato vai là, e allora ho completato la missione, ok? Io non pretendo questa cosa qua. Ma in Dark Souls è veramente da martoriarsi le palle andare in giro. Soprattutto perché non sai, se giri l'angolo e ti arriva uno schiaffone, se giri l'angolo e ti arriva un'ascia così che ti fa due facce. E oltretutto aggiungerei che, ok, è bellissimo il fatto che devi scoprirti la trama da solo, non lo metto in dubbio. Ma il fatto è che è punitiva, cioè tutto in Dark Souls è punitivo. Giocando a Dark Souls tu hai la sensazione, per quanto mi riguarda, che dietro di te ci sia il team di sviluppo che ti sta coglionando. Ma no, sono morto. Ciao. Ma dai, dove vuoi andare? Spiegato. Dai. Sei morto. Io non nego che la mia esperienza sia stata supportata da diverse imprecazioni blasfeme e dal voler incendiare la Silicon Valley. Non c'entra niente la Silicon Valley, appunto, pensate, ero talmente incazzato che volevo incendiare una cosa che non c'entra niente. Ho avuto partite come questa. Un pezzettino di legno. Un cagnetto innocuo. Ricapitolando, Dark Souls è bello, perfetto. È complesso, sì. Quando ogni tanto vengono fuori notizie, tipo all'inizio dello sviluppo di Dark Souls 2, sembrava che gli sviluppatori si fossero lasciati scappare un "lo renderemo più facile". Cazzo, un terremoto è venuto fuori. No, io voglio veramente prendere frustate nelle palle ogni volta che gioco. Contento per te, ma renderlo più facile non vuol dire che il nemico va giù con una spadata. Non vuol dire che mi dici dove devo andare ogni secondo. Magari vuol dire che se raccolgo un'arma mi viene scritto guarda che se la usi così schiatti, guarda che se la usi cos'ha muori malissimo. Magari mi viene detto che per andare avanti sto per entrare in un portale e mi viene detto vai, però sappi che puntini puntini non mi interessa dopo cosa mi viene detto. Cioè io devo avere il pieno controllo del mio personaggio nel momento in cui voglio affrontare un gioco difficile come Dark Souls. Dark Souls non ti dà il pieno controllo dell'ambiente. Nonostante questo ci sono persone che lo apprezzano tantissimo, sono contentissimo per loro e non lo dico con sarcasmo perché è perfetto che ci siano giocatori di ogni tipo, piuttosto che avere tutta quella fetta che gioca Dark Souls spostata su Call of Duty e avere 4 Call of Duty all'anno. Mi sta benissimo che ci sia un Call of Duty all'anno, 4 Assassin's Creed e un Dark Souls. Finita questo piccolo sassolino dalla scarpa, questo rospo in gola che avevo di Dark Souls, torniamo a parlare di Lord of the Fallen. Ora, perché torniamo a parlare di Lord of the Fallen dopo 20 minuti, non sono 20 minuti, di Dark Souls? Perché questo è il fratello scemo di Dark Souls, è inutile negarlo. Si basa sul fatto che affronti pochi nemici alla volta, tutti molto impegnativi, si basa sul fatto che la morte è punitiva, che il gioco è punitivo, e hanno in comune che non si capisce un cazzaccio della storia. Però questa pare anche stupida, oltre a non capire niente. In Dark Souls almeno sei un morto che vuole tornare in vita. Qua sei un mona che vuole tornare... cioè, non... boh. Il sistema di combattimento è praticamente identico a quello di Dark Souls, anche a livello di impostazione dei comandi. C'hai il discorso che hai lo scudo per parare, hai la mossa pesante, la mossa leggera, hai l'energia, stamina, chiamiamola come vogliamo, che viene consumata. Se fai la mossa pesante, consumi un sacco di energia, sei lento nel muoverti. Se fai la mossa leggera, fai meno danni, però magari la svicoli. Stesso discorso per lo scudo, ci sono diversi tipi di scudo, diversi tipi di parate e diversi tipi di interazione totale col nemico. C'è il discorso del peso, se tu ti vesti come un carro armato, con un carro armato, magari ti fai meno male, ma nel momento in cui vuoi spostarti, la scena è tipo... No. Ok, bene. Cosa differisce Dark Souls da Lord of the Fallen e viceversa? Lord of the Fallen è meno punitivo per quanto riguarda quando muori. Tu ogni nemico che uccidi raccogli dei punti esperienza, che questi servono per potenziare il personaggio.
Questi punti esperienza sono soggetti a un moltiplicatore. Se tu uccidi 10 personaggi di fila senza morire e il primo personaggio ti dava 10 punti esperienza, l'ultimo te ne darà 12 perché il moltiplicatore è avanzato, ogni personaggio ti dà un pochettino in più di punti esperienza. Il moltiplicatore si resetta in due casi, se muori o se vai in un punto di salvataggio, un checkpoint, che sono delle pietre rosse che vibrano nell'aria, e depositi come fosse una banca i tuoi punti esperienza. Perché depositare i punti esperienza e azzerare il moltiplicatore? Perché così se muori non devi correre a riprenderti i punti esperienza rimasti sul luogo del tuo decesso, come per Dark Souls. Questo aiuta il giocatore magari più previdente, nel senso gli permette di mettere via punti esperienza e temere meno la morte, ma questo tipo di gioco ti porterà a crescere con il tuo personaggio molto più lentamente, perché il moltiplicatore rimarrà sempre a 1. Se invece sei uno che osa e che arrivi, può arrivare anche un moltiplicatore di 2, facciamo finta, hai il rischio che quando muori, tutti il tuo bel bottino, che possono essere 20.000 punti esperienza, rimangono lì e non riesci a recuperarli, perché c'è anche un'altra variabile. Come in Dark Souls, se muori durante il tragitto per andare a recuperare i punti esperienza, li hai persi definitivamente. Ma, a differenza di Dark Souls, durante il tragitto c'è una sorta di conto alla rovescia. Tu, appena morto, hai la possibilità di recuperare il 100% dei tuoi punti esperienza. Man mano questi tendono a scendere. 99, 98, via dicendo, più tempo passa. Quindi se tu vai a perdere i tuoi punti esperienza per una morte lontano dal checkpoint da cui rinasci e in mezzo c'hai magari quattro draghi, due pony incazzati e un esattore delle tasse, può essere che li perdi per il semplice fatto che non riesci ad arrivare in tempo. Chiusa la parentesi sui punti esperienza. Per quanto riguarda il sistema di combattimento, vi ho praticamente detto tutto. Vi è anche poi la possibilità di utilizzare un guanto, che è l'unica arma da lancio a disposizione del gioco. Questo guanto ha tre tipi di fuoco. Il primo è il classico proiettile, il secondo è una sorta di dispersore, nel senso che se il nemico ti arriva a contatto tu lanci un'onda d'urto e lo allontani. Il terzo è la bomba, cioè una sfera che gira e dopo un po' esplode. Quindi hai spade e armi da combattimento, armi bianche, chiamiamole così, che poi sono spade, martelli, asce, spada innestata, vale a dire la alabarda. Hai gli scudi, hai il maglio, che sarebbe sto guantone esplosivo, e hai i poteri, le magie. Le magie sfruttano l'energia magica, sono poche, sono al massimo 4, tipo nella classe che ho usato io e che è probabilmente quella che useremo nello streaming, hai la possibilità di creare un diversivo, una tua figura olografica che attira i nemici, non sempre, io mi sono preso certi schiaffoni sul muso pensando di deviare l'attenzione. Poi hai una sagoma che esce dal tuo corpo con un gigamartello e smartella in giro. Hai l'ariete, che è forse la più utile. In sostanza tu lanci sempre una sagoma, sto tizio è una sagoma, che corre dritto e qualsiasi cosa incontra gli dà un fantastiglione di danni, perché sostanzialmente fa da ariete. E infine hai furia. Furia forse è la magia più utile in assoluto, perché per un certo periodo di tempo l'energia non si consuma e tu fai più danni, quindi quando sei contro un boss attivi furia e per 30 secondi circa puoi menarlo fortissimo. Per quanto riguarda la difficoltà, Lord of the Fallen, come già detto, è il fratello scemo di Dark Souls. È tendenzialmente più facile, soprattutto perché il meccanismo già descritto dei checkpoint permette di crescere con una certa sicurezza e quindi si arriva a un certo punto del gioco in cui sei veramente molto forte. Gli ultimi boss io li ho sconfitti senza mai morire e circa in 4 minuti e mezzo l'uno. Beh, è possibile saperlo perché alla fine del gioco vi è un riepilogo, cioè tu vai a parlare con il boss finale e lui ti fa tutto il pippone, ti spiega, ti fa vedere, tu hai ucciso questo, ci hai messo tatà, io vorrei sapere, cioè io arrivo di fronte a uno e gli faccio adesso ti faccio il culo e lui fa aspetta un attimo, tu hai superato Tony lo smilzo e ci hai messo 4 minuti, hai preso a schiaffi Tony il ciccione, suo fratello maggiore, e ci hai messo 3 minuti, cioè io sono venuto a ammazzarti, mica a chiacchierare con te. Altro discorso, sempre di sta trama un po' così. Mi ricordo una sera in un bar parlando con un amico che mi dice: contro quel mostro di Dark Souls 2 sono morto 27 volte. Io in Lord of the Fallen probabilmente in tutto il gioco non sono morto 27 volte. Per dare un'idea del calibro delle due difficoltà. Durante il gioco è anche possibile avere dei dialoghi e scegliere le opzioni di risposta. Nel 90% dei casi 3 opzioni di risposta sono così, tanto per chiacchierare,
ed è solo una che sblocca evidentemente un dialogo successivo che poi porta ad una parte della missione. I pregi di Lord of the Fallen sono sostanzialmente l'atmosfera, lo stile. Chi ha apprezzato lo stile di Dark Souls potrebbe apprezzare quello di Lord of the Fallen, anche se ricorda un po' più quanto visto in giochi come Darksider e Darksider 2. Vale dire omoni grossi, super corazzati, pesantissimi, un medioevo molto europeo, molto pesante rispetto a quello di From Software. È apprezzabile il sistema di combattimento, essendo preso di sana pianta da Dark Souls, diventa apprezzabile, soprattutto perché non muori tanto quanto in Dark Souls, quindi fai anche un attimo, puoi anche fare un po' il figo a un certo punto, puntare un nemico, mandargli questa scarica di magia, poi pestarlo e ti senti un po' più... Sì, hai dietro le spalle gli sviluppatori di Dark Souls che ti fanno sì, ma sei un pirla, però chi si accontenta gode. Cosa non mi è piaciuto di Lord of the Fallen? La trama, non si capisce una beata minchia, ma assolutamente una beata minchia. Fra l'altro c'hai Xena che gira per il mondo di gioco e ti propone di recuperare un pugnale arrugginito, tu lo trovi e ti fa non mi serve più il pugnale arrugginito, e poi ti pianta per un ciccione. Giocare per credere. Non mi è piaciuta la gestione della telecamera, che vi sono alcuni momenti in cui io sono morto, comunque mi sono preso una bella corcata per colpa della telecamera che mi inquadrava questa parte qua del corpo, quindi io andavo in giro guardando così e tanto mi arrivavano le spadate in faccia. Non mi sono piaciuti alcuni ambienti di gioco perché sostanzialmente sono monotoni, mi ci perdevo, e questo ci collegava al fatto che già non capivo niente della trama, quindi in sostanza io ero sto tizio che andavo in giro, prendevo a spadate quello che trovavo, ma non sapevo dove dovevo andare. Quindi classica scena dei film in cui si inquadrano due porte, i tipi che si inseguono continuano a passare per quelle porte. Stessa situazione in The Lord of the Fallen in una buona parte dei casi. Per il resto direi che è un gioco che cerca di trovare una sua personalità, ma fallisce in parte. Non è né troppo difficile per gli amanti di Dark Souls, ma non è nemmeno abbastanza facile per gli amanti di un hack and slash leggero, comunque di un gioco che vuoi buttarti sul divano e ti fa avere i suoi momenti di incazzatura, e niente da dire, però è in mezzo e le cose in mezzo tendenzialmente non trovo, cioè il cane di molti padroni muore di fame. Questo era Lord of the Fallen, lo vedremo insieme nello streaming di venerdì intitolato Blasphemian Rhapsody, perché nonostante tutto vi sarà una rapsodia. Potete trovare le informazioni per seguire lo streaming qui sotto nei titoli di coda su Facebook, Twitter, Google+. L'ho detto con calma, se volete lo ripeto qui sotto. No, scherzavo. Ciao!